Il giorno successivo era il mio 49° compleanno. Ero seduto su di una panchina sotto un albero e stavo guardando uno dei posti più belli di tutto il mondo, i sette monti e le sette valli del Sanenland. Ero seduto e non è esatto dire che avevo quella domanda, è più giusto dire che l'intero mio essere era quella domanda. Come faccio a sapere che sono in quello stato? C'è qualche tipo di divisione dentro di me, come se ci fosse qualcuno che conosce di essere in quello stato. Ciò che ho letto, sperimentato, sentito è la stessa conoscenza che sta proiettando quello stato. Io dissi a me stesso: guarda, vecchio mio, dopo 40 anni non ti sei mosso di un passo, sei sempre il punto di partenza. Quando tu chiedi queste domande, la stessa conoscenza che hai delle cose proietta la tua mente là. Sei nella stessa situazione e stai facendo le solite domande: come faccio a saperlo? Perché è la conoscenza della descrizione dello stato che quelle persone hanno dato che ha creato questo stato per te. Stai imbrogliando te stesso, sei un maledetto folle. Ma c'era ancora qualche sensazione peculiare che quello fosse realmente lo stato. Per la seconda domanda, come so che sono in quello stato, non avevo nessuna risposta. Era come un loop che continuava ininterrotto. Poi, all'improvviso, la domanda scomparve. Non successe nulla, semplicemente la domanda scomparve. Io non dissi a me stesso: mio Dio, ora ho trovato la risposta. Anche quello stato scomparve, l'idea di essere nello stato di Buddha o di Gesù era scomparsa, l'intera faccenda era finita per me e quello è tutto. Da quel punto in avanti non dissi mai a me stesso: ora ho la risposta a quelle domande. Tutto era finito e non era il vuoto, il nulla, la vacuità, nessuna di queste cose, la domanda scomparve e quello è tutto.